Daniele. Oh, vedemo da sbrigarsi, se no qui ci famo notte. Al ladro! Fermatelo! Fermalo! Al ladro! Fermatelo! Al ladro! A disgraziato! T'ho preso il sacro ladro! Oh, bella, in pretura, eh? Arrivederci. Ciao. In pretura. È lì che vanno a finire prima o poi tutti quelli come lui. Come vanno a finire in pretura tanti altri piccoli fatti d'ogni giorno che avvengono in città. Questa parolaccia, per esempio, che sarà esaminata, controllata e giudicata. E andrà a finire in pretura anche la lite di queste fruttarole. Che ne so io di queste cose? Permettete che mi presenti. Augusto Mencacci, di professione testimonio oculare. Chi mi vuole mi trova ogni giorno qui dentro in pretura. Vedete? Per i reati fino a 3 anni, le multe fino a 100.000 lire, questo è il luogo dove si amministra un'inflessibile giustizia. Ah, chissà quante volte siete passati davanti a questo palazzo senza pensare di entrarci. E senza pensare che non c'è in tutta la città spettacolo gratuito che valga più di un giorno in pretura. Pretura è il mio regno, il mio campo d'azione. Per esempio, quando io pesco qui un burino, l'abbordo, gli do subito del tu e me lo porto al bar della pretura. Che c'entri la colazione, la so fatta stamattina al paese, con quante sacche, bicchierini, stringini, che c'entra il nostro bar? È il bar della pretura? Ma questo è l'epicentro, è il gangro della giustizia. Due caffè e pasta. No, due caffè e basta. No, molte paste. Dimmi, Virgilio, ma che cosa è successo? Ah, ma ti dico, tu, dimmi. Ho avuto un foglietto. Dove ci stai? Pronto? Sì, bar della pretura. Chi? L'avvocato De Renzi? Avvocato De Renzi! Che scocciatura. Ecco De Renzi. Pronto, De Renzi? Sì, sì, avvocato De Renzi. Chi parla? De Renzi. Oh, commentatore, come va? Come? Come? Ti ha detto cornutaccio. Cornutaccio, perfetto. No, dicevo perfetto, diffamazione. Articolo 594. Un momento, commentatore, prenda appunto. Allora, cornutaccio. E allora? Ah, allora mi è venuto questa lettera sul biglietto con la firma del pretore. Ma vedo un po' lei di che si tratta, perché io non ne capisco. Questa è una cosa facilissima. Ah. E poi io sono amicissimo del pretore, per carità. Ah, io e questo amico qua, mio, un amico legale. Una cosa grave. Ma vedi, ma guarda che il caso tu è un caso grave. No. Come no? Ma che c'è, il pericolo di finire in galera? La mia galera no. Ma con qualche raccomandazione del pretore? No. Ma... Un momento. A me mi hanno detto che questo pretone è un personaggio molto importante, che comanda pure di più del maresciallo dei carabinieri. L'unico. Cosa vuoi che sia per me un pretone? Io gli faccio quello che mi pare. Come quello basta. Oh, guarda, a proposito, guarda un po', vedi quella persona là che scende dall'autobus. Un pretone. Quello? Si chiama Salomone del Russo. Deve dirigere 20 cavos al giorno per 70.000 lire al mese.
pensa che ha un figlio che non voleva studiare, l'ha cacciato di casa, e il figlio è diventato del Russo, il centrattacco della Lazio. Il figlio guadagna 300 milioni al mese e ha 21 anni. Lui 50 anni, tra poco va in pensione, prenderà 30 milioni al mese. Ed è per questo che lui è sempre urtato di nervi. E tutte le mattine, prima di entrare in pretura, vieni qua e ordina... La capomila la pompa carica. Cos'è? Che razza che ci avevamo, signor Predone? Ce l'avete voi, noi? Ma che mi interessa? Ogni sempre chiamo le cose a posto. Io non mi interesso di sport. Io non ho mai visto una partita di calcio. E non ho mai letto dei giornali sportivi, io. Su cui campeggiano certe fotografie di certi ciclisti sportivi con un naso lungo, già io mi domando per quale motivo i ciclisti sportivi hanno tutti quanti il naso lungo come una zucchina. E nel calcio un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. È il male del secolo, ecco quello che è. E tu parli di calcio con me, con me. Io ho tutte le buone ragioni per non parlare di questo sport, ma tu mi stuzzichi, tu mi provochi, caro mio. No, signor Pedore, perché lei non stava a vedere la partita a domenica allo stadio, ma c'era suo figlio, che triangola azione. Ah, mencacci, ah. Tu domenica scorsa eri allo stadio. Certamente, abbiamo fatto 5-0, signor Pedore. Allora, non eri presente a quello scontro automobilistico avvenuto sulla via Appia, come tu hai affermato in pretura? Che c'ero, ero lì, lì, lì. E come hai fatto? Lo scontro è avvenuto a parecchi chilometri da quel catino di boati che voi chiamate lo stadio. Come hai fatto? Che capito? Io grido, hai capito? Che c'è? Niente, maresciallo. Che maresciallo? Io sono Predone. Io ti grido. La camomilla a conto mio. La paga io? Me la pago io. E zitto. E via da questi paraggi, altrimenti ti mando in galera, capito? A te e a qualche altro amico tuo che io ho capito qualche cosa. Spendo, se tu sei amico di tutte le persone come sei amico di quella là, a me la galera nemmeno la leva nessuna, addio. Eccolo. Bravo, cancelliere. Oh, insomma, ditemi una cosa. Voi il mio ufficio l'avete preso per un'osteria, per una bettola. Voi state qui a fare banchetto? Banchetto, signor Predore. Una meschinissima colazione di 4 litri o qualche cipolla mi chiamo banchetto. Per lo stipendio che piglio più di questo non mi tocca. E che vuol dire questo? Che significa ulivo, cipolla, quell'altro con le Coca-Cola, con le sigarette? Ma non è mica un mercato qui sopra. Via, portate via questa pattumiera che puzza come un montezzaio. Via, via, via. Via, via. E dove vado, signor Predore? Dove volete voi, cancelliere? Andate dove volete. Oh, ma insomma, ma dite, ma a voi non vi mandano mai in pensione? Quando mandano a me, mandano anche a voi in pensione. Che piacere. E del resto abbiamo la stessa anzianità di servizio. Sono 25 anni che facciamo questa vita, voi a dare sentenze ed io a scrivermi. Io sono più sciupato perché guadagno meno, voi grazie a Dio. No, voi non è che siete più sciupato, voi siete più brutto. Che vi meravigliate? Che siete, un puttino del Michelangelo, del Murillo? Andate, andate, fatemi controllare gli incartamenti. Grazie del complimento. Prego. Mettete capito il cappello? Sì, dove? Lì. Il cappello vostro sulla testa di Cicerone. E che l'ho messo sopra la vostra testa? Andate, cancelliere. Via, questa roba. Via. E non ci capitate più, cancelliere. Il cappello sulla testa di Cicerone. Sì, ma sempre marmo, signor Pretore. Che marmo è marmo? Questo marmo, cancelliere, significa giustizia, significa legalità. Oddio mio. Andate. Ma ti dico io. Tu capisci, Cicerone? Mi si va velocemente verso lo sfacelo totale, caro Cicerone. E io veramente, io mi sento solo questo mondo di corruzione, questa vita che mi sembra una follia collettiva. Questo mi sembra. Qui si indulge troppo. Questo è, mio caro Cicerone. Ah, sono rimasto io solo a condannare. Io? Ah, perché io condanno. Io condanno e come? Io applico il codice e come lo applico? Vedi, Cicerone, qui l'umanità bisognerebbe mandarla tutta in galera, tutta senza esclusione di sorta, niente, tante, dove peschi, peschi bene, come condanni, condanni sempre bene, obbligatorio, come si va sotto le armi? 6 mesi di vita militare e un bell'anno di carcere obbligatorio, caro mio, se facessero così, guarda qua, guarda, guarda, truffe, violenze, ladri, ladruncoli, oh, e io dovrei avere pietà di questa gente. Insomma, Cicero, tu capisci che questa è gente capace, che con la massima semplicità ti racconta le storie più inaudite. Questa è gente che ti è capace di affermare con la massima faccia tosta. Il gatto non me l'ho mangiato, non m'ha mangiato, dopo mi tengo la faccia e mi mangio i gatti. Ma li potervi rubare, sì. Ma io sono un galantone. Ecco, qui risulta che gli avete tagliato la coda. Ma forse sarà coccato gatto, ma non figlio. Va bene, introducete la parte lese. No, non il gatto, naturalmente, l'ho. Silenzio! Togliotti Pasquale! Togliotti come? Pasquale. Pasquale. Di chi siete? Chi va fatto? Giuseppe. Giuseppe. La madre? Maria. Maria.
si capisce, Giuseppe e Maria, Gesù, Gesù. Maria come? Cognome? Cancello. Cancello, lasciate mettere queste formalità. Via, dunque voi confermate la risposta? Vabbè, lo confermo. Dunque degli innocenti, voi, dunque qui l'oste afferma che voi gli avete rubato il gatto per mangiarvelo. Come si fa? E lei, signor pretore, vuol credere a questo? Questo è un oste e gli osti non dicono mai la verità. Silenzio, questo non interessa la causa. Avanti, esponete i vostri fatti. Dunque, quello là viene diverse volte nella mia osteria a bevere qualche quartino. Anda quattro! Te posso dire? Se non la smettete, vi metto in prigione a tutte e due. È già enorme che la giustizia, in una sola parola, la Repubblica, deve essere disturbata a causa di un gatto. Continuate. Dunque, quello lì mi accorsi che l'ultima volta usciva da bottega con una cosa sotto la giacca. Per mangiarsi un gatto deve essere una cosa tremenda. Eppure è dolce. Io l'ho mangiato, sa, di sera. Ma che sera, mattina, cancelliere, un gatto è sempre un gatto. Mamma mia, un collega che ci ha avete altro da aggiungere? No, dunque. Oh, testimoni qui non ce ne sono più. Pubblico ministero. Il minimo previsto della pena. Difesa. Giudice Greggio, quando ella poco fa mi ha invitato ad assumere la difesa di ufficio di questo gattofago, l'ho fatto ben volentieri, perché voglio porre alla vostra coscienza di giudice intemerato un altro interrogativo. Chi? I gatti, forse? Hanno colpa in tutto questo, no? La società che è composta di cani rabbiosi, la società, come dice il divino poeta. Ma lei si chiama me, scusi. Ho intuito. Vediamo di che la seconda sezione deve essere da questa parte, sì. Sai. Ma senti, Leopoldo, aspetta un momento. Adesso, spero che adesso non ricominci a dirmi le solite cose. Io ho deciso di andare in fondo a questa faccenda e andrò in fondo. Ma perché devo venire anch'io? Mi vergogno. Ma tu non ti devi vergognare di niente, perché non hai commesso niente di male. Non puoi farlo da solo, senza di me. No, ti devono guardare tutti in faccia. Devono capire tutti che non sei tipo da farti baciare così facilmente. Poi io sono figlio di un deputato democristiano, lo sai. Non rieletto, ma ugualmente la dignità, la moralità. Ma se glielo dici tu, ai giudici. Mi presenti. Ma se non occorre qualche cosa, le faccio complimenti, sa. Porto d'armi, licenza da caccia, dico cose intime, dico non faccio. Lei è un usciere? Uscire io? Per carità, io sono uno di quei tanti che sta qui, dico, se occorre un avvocato... Hai sentito? Ci vuole anche l'avvocato. Ma certamente. Ti conviene pagare la multa, lascia stare. No, no e poi no. Io se c'è da prendere l'avvocato lo prenderò, ma benissimo. La multa non la pago. Io ne faccio una questione di principio, cioè non di quattrini. Bravo avvocato, non credevo che l'avrebbe fatta assolvere. Articolo 599. Ah già. Buongiorno avvocato, guardi che ci sarebbe... Senti, Mencacci, ti ho già detto un'altra volta che non ho bisogno del tuo aiuto. Ma lo so, ma quella coppia là ha bisogno di un avvocato. Beh, vediamo un po'. Avvocato. Questa è proprio la causa per lei, ha capito? Avvocato Anastasi, principe del foro. Piacere. Piacere. Dunque, di che cosa si tratta? Si tratta di un bacio a Villa Borghese. Ah. Beh, ci siamo, avvocato, di un bacio non dato a Villa Borghese, vero? Sì. Non dato. Senti, Mencacci, con te abbiamo finito, ora puoi andare, eh? Avvocato, prego, prego. Se per questo sospetto di un bacio hanno stato fatto una contravvenzione, io continuo di andare arbitrario. Ma come, io trovo cliente, neanche il testimone mi fa fare. Contenti, contenti. Avvocato, e che facciamo? E come hanno condannato? Qui ti hanno condannato, sarai assolto in appello. Pensa tutto io per andare in tribunale. Il caso mi interessa. Se occorre, porterò questo gatto in Cassazione. Abend sua sidera litas. Come? Quintiliano. Oh, San Gennaro benedetto. E così, nonostante le mie più formali assicurazioni, la mia parola d'onore, quello ci fa la contravvenzione. Io però la multa non la pago e voglio chiarire la faccenda in pretura. Così stanno le cose, avvocato. Senta, quello che lei mi racconta è la verità. Io non lo metto in dubbio, ma come tesi per una difesa è assurda, insostenibile. Senta, lei si fa pizzicare alle 9:30 di sera in una Topolino chiusa a Villa Borghese, curvo sulla sua ragazza. Chi vuole che le creda? Ma cosa dice, avvocato? Io le facevo leggere la mia tesi di laurea, posso giurarlo. Ecco, avvocato, io posso giurare che non la stavo baciando. Non è sufficiente questo per la giustizia. Del resto, anche lei può testimoniare. Vero, Teresa? È così? Davvero? Certo, non ci siamo mai baciati. No, cara, questo per la verità non possiamo giurarlo. Qualche bacio sulle guance ce lo siamo dato. A fine d'anno, il giorno della tua festa. Dunque, voi siete Ponticelli Alfio. Signora, Alfio Ponticelli. Beh. Sono viaggiatore di commercio, tratto materiale elettrico e molto spesso durante la settimana sono fuori Roma per il mio lavoro. E a me che me ne importa.
voi vi dovete tenere strettamente alle mie domande, sapete? Ah, voi siete accusato di abbandono di tetto coniugale, ingiustificato. Ammettete il fatto? Certo, E basta, basta. Ammette il fatto. Introducete la parte lesa. La signora Elena Baronti. Elena Baronti! Bene, 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 bene. Baronti Elena, in Ponticelli? Sì. Questo signore è vostro marito? Sì. Bene, venite avanti, signora, senza timore, venite pure, venite. La legge protegge i deboli e gli abbandonati. Parlate. Ho poco da dire. Dopo quasi 4 anni di matrimonio regolare, mio marito ha deciso di abbandonare il tetto coniugale così, improvvisamente. Come improvvisamente? Sì, improvvisamente, senza una spiegazione. Niente affatto. La spiegazione l'ho data. Silenzio! Silenzio! E rispondete a me. Qual è la ragione per la quale avete abbandonato vostra moglie lasciandola, come risulta qui dagli atti, 3 mesi, dico 3 mesi, senza sostentamento? Qual è? La ragione è semplicissima, eccellenza. Io ho scoperto che questa... Permette, signor pretore. Vorrei rispondere io stesso per il mio assistito. Ponticelli, come ha già egli stesso precisato, è viaggiatore di commercio. Viaggia sempre, fa una vita faticosa, un vero e proprio surmenage, sempre fuori casa. Forse ha avuto un attimo di défaillance, come dicono i francesi. Ha perduto il self-control, come dicono gli inglesi. Ma io sono convinto che non ha voluto dare al suo atto questo preteso abbandono di tetto coniugale. La prego, avvocato, dica le cose come sono realmente. E va bene, se proprio vogliamo dirlo. Ebbene, il Ponticelli, diciamo così, ha creduto di essere, come dicono i francesi, cocu. Cornuto. Quello ha detto Giugiù. Francese. Questo te lo, signor giudice, come rappresentante dell'accusa privata, non posso tollerare che da quella parte si continuino a gettare manciate di fango su Elena Baronti, signora rispettabile, a voi l'esemplare. Ci dica questo Casanova in veste di elettricista! Ci dica chi è questo fantomatico amante della moglie! Dov'è? In una valigia. Eh? E che l'ha fatta a pezzi? Ehi, è qui, anda di dal sì! Silenzio! Guarda, se stanno zitti! Sì, nella valigia. Chiedo alla signoria vostra, secondo il desiderio del mio cliente, e certo la cosa è un po' inusitata, che sia ascoltata in quest'aula una riproduzione sonora. Io sono un tecnico, signor pretore. Un tecnico. Come già le ho detto, io tratto materiali elettrici e in una mia breve assenza da Roma ho installato nella camera da letto un microfono invisibile. Invisibile. Nella camera da letto? Che volete vedere, cancelliere? Non c'è niente da vedere, nel caso si sente. Continuate allora. Cancelliere, l'apparecchio, là. Prendo, ho poco tempo. Ecco, signor pretore, ha sentito? Che cosa? La voce di un uomo, la voce di lui! Ascolti, ascolti! Presto, ho poco tempo. Tutto qui. Sì, tutto qui. E invece sono parole chiare, molto chiare. E per di più... dette da un uomo nella mia camera da letto. E invece ti sbagli, era il vetraio che parlava col garzone. Ma quale vetraio? Non diciamo buffonate. Elettricista, elettrotecnico. Questa non è una prova sufficiente. Mau, i lamenti di tizio. Di Gaio, fate il piacere. Non è una prova sufficiente per stabilire l'adulterio e indi giustificare il vostro operato. E che guardate, è così. Ogni prova deve essere esaminata nell'interesse della giustizia, anche quelle più tecnicamente complicate. Un momento, signor pretore, proprio adesso mi portano la prova che taglia la testa al toro. A voi risulta questa prova? Certamente, la prova dell'adulterio di mia moglie. Che... È un film. Un film? Una pellicola. Da visionare qui? Certamente. Ma
voi ci tenete proprio tanto, insomma, a far vedere che avete... Ci tenete proprio? Sì! E allora vediamoci questo film. Ma avvocato, lei non può permettere tutto! È giusto, signore! Signor pretore, basta, basta davvero! Questa è una beffa alla giustizia! Mi oppongo sempre! Il padre che parte, signor pretore! Io protesto anch'io contro questi esperimenti che considero indegni di un ruolo di giustizia, sia pure una pretura. Anch'io protesto, lei non conosce cos'è quest'uomo, anch'io è incapace di la protesta del mio collega, il signor pretore. Tutte le proteste sono respinte. Ma via zitto, è la prigione, che cos'è qui? E ancora zitto, altrimenti io faccio incontrare l'avvocato. Ho fermato. Silenzio! Cancelliere, state zitto, voi fate più giusto degli altri. Ecco, l'udienza continua a porte chiuse. Io aiuto tutto. Io sono un tecnico e questo è il mio proiettore cinematografico. E si sente? E si vede. Che domanda, si sente e si vede. Cancellino, questo è cinema a passo ridotto, aggiorniamoci. Ma io vado solo all'opera, cosa sono queste cose? Sono cose interessantissime, importantissime. Tanto che dopo aver registrato sul filo magnetico e dovendo assentarmi nuovamente da Roma per qualche giorno, ho piazzato nel mio appartamento tre macchine da presa cinematografiche di quelle da direttare. Cosa da pazzi? Ad esse era collegato un filo sullo scatto. Per ragioni di sviluppo, il film mi è stato consegnato solo adesso ed io stesso non l'ho ancora visto. Lei non l'ha ancora visto? No. Beh, ci tiene sempre a mostrare... Sì, di carattere. Ma sì, scusa, Alpi, non capisco proprio perché ti voglio esporre a... Basta, finiamola! Che maniera è questa? Vado tanto poco al cinema per mancanza di tempo. Quando me ne capita uno a domicilio, che me lo faccio mancare? Questo è poi interessante, vero? Lo spero! Chiudi le finestre! Siamo buio! Va bene! Prego, signora, prego! Permesso, avvocato, fate l'onco, avvocato! Prego! Prego, signore! Comoda! Prego! Si deve verbalizzare questa soprattutto? Dopo, cancelliere, dopo! Scusi! Cancelliere, tenetevi distante, stiamo qui come le sardine. Date fastidio alla signora. Vedi, signor pretore, entra in casa e ignora che è fotografata. Tecnica moderna. Moderna quanto si vuole. Non capisco che c'è di strano. Ebbene, avvocato, date tempo al tempo, no? Ui. Basta, per favore, basta con questa buffonata! Un momento, signora, che buffonata! Qui si stanno esaminando delle prove, lasciateci esaminare! Quali prove? Quelle prove là. Verbalizziamo, signor pretore. Che verbalizzate, si vede. Bella casa, Sì. Bella casa. Ecco lui. E quello chi è? Il vetraio, Basta, questo è uno sconcio, me ne vado. Bene, la parte civile lascia l'aula. Avvocato, voi andate dove volete, la signora resta. Se me lo fate vedere questo film. E allora rispondo io. E restiamo tutti. Come? Si pulisce le scarpe delle mie poltrone. Ma mio, quello pensa alla poltrona invece di pensare ad altro. Ma signora, lei mi aveva taciuto. Perfino le mie pantofole. Servizio completo. Comodità. Dove sono andati? Quadro, tecnico, elettricista. Ma che quadro? La macchina era fra le bottiglie dentro al bar. E la testa? È sempre lui, è vero? È vero, vigliacco, anche il mio liquore preferito. Avete sentito? Mi ha insultata. Vigliacco, sei tu a usare questi mezzi. Signor pretore, attento, ci siamo. Signore pretore, vorrei ancora una volta far desistere il mio difeso da rendersi ridicolo. Si prosegua. E che vogliamo interrompere proprio adesso? Si prosegue. Prego, signor giudice, ancora una volta mi permetto di protestare. Silenzio! Facci sgombrare l'aula e lo vedo io. Silenzio! Basta, chiederò la separazione legale. L'avvocato tornava. E da quello è tornare in mutande. Oh, il mio migliore amico! No! Silenzio!
via, qui è un processo a porte chiuse. Me ne vado, tanto non lo so di che parlano quando chiudono le porte. Delle solite zozzerie, degli infrattati a giardinetti, dei peccaccioni che gli rodono le corna e delle ragazzinacce che a Ostia fanno vedere puro... Signora, permesso. Prego, padre, le cosce fanno vedere, e come? Me l'ha detto mio marito. Dica, padre. La seconda sezione, per favore. Lei è teste? No, imputato. Che? Imputato. Sì, signor pretore, sono colpevole e ammetto di aver commesso tutti i reati che mi vengono imputati. Et propitius est iniquitatibus nostris antiquis. Et propitius est... Vabbè, quella cosa là sì che io, insomma... Vabbè, ma reverendo, volete ripetere anche in italiano che anche gli altri hanno il diritto di capire? Non si badate, non ha molta importanza. No, ha importanza. Se vi volete difendere non lo potete fare in latino. E la procedura dove sta? Che ce la giochiamo, la procedura? Ma io non voglio difendermi. Sarei doppiamente colpevole se dopo aver commesso il male cercassi anche di non pagarne le conseguenze. I danni alle cose, le lesioni alle persone, è tutta colpa mia, signor pretore. Anche le lesioni alle persone? Sì. Vabbè, scrivete, cancellino, anche le lesioni. Cosa da pazzi? Ma, reverendo, ma non si tratti per caso di una calunnia? Purtroppo no. Avvocato, che faccio? Proseguo a porte chiuse? No, non mi sembra sia il caso, eh? Allora teniamo aperto? Naturale. Beh, allora, caro reverendo, mi dispiace, però con tutto il rispetto per la vostra persona... Al vostro carico ci sono dei fatti abbastanza gravi. Voi siete entrati in un biliardo, avete provocato una rissa, avete fatto dei danni per circa 300.000 lire, ma andiamo. È la pura verità. No, io chiudo. No, aspettate. Io chiudo. Aspettate che tutto si chiarirà. E che volete chiarire? Quello vuole essere condannato. E appunto un motivo ci deve essere. Perché siete entrato in quel bar della Bella Guaiana? Per giocare, naturalmente. Perché a Roma io non conoscevo nessuno. E mi trovavo qui con i miei 30 nibbiotti. I che? I miei nibbiotti. Nibbiotti? I nibbiotti sarebbero i piccoli del nibbio. Il nibbio è un rapace. Sì, un rapace, sì. Beh. Ho scelto questo nome un po' immaginoso, un po' avventuroso, perché dovete sapere che al mio paese, a Gardena Valtrompia, vicino a Brescia, dove io ho la parrocchia, ho costituito un'associazione scooteristica giovanile. Scooter? Scooteristica. Risti. Scooter, vespe. Ah, le vespe. Cioè, ogni ragazzo in possesso di una vespa può entrare a far parte della schiera dei nibbioti, diventa un nibbiote. Ah, i nibbioti. E un giorno, avendo saputo che il Santo Padre si avrebbe ricevuti a Castel Gandolfo, decidemmo di partire da Brescia alla volta di Roma, in Vespa. In Vespa? Ma quanti chilometri sono da Brescia a Roma? Circa 600. E voi avete percorso 600 chilometri seduti sulla Vespa? Sì. Sì, ma eravamo felici. Perché quando la meta è gradita, la fatica non si sente. E man mano che passavano i chilometri, invece di sentirci stanchi, eravamo sempre più felici. Cantavamo. Siamo le api di Don Michele, poverose facciamo il miele, in il tu, di bontà, siamo pieni fino a qua. Siamo i nipi di Don Michele, a nessuno facciamo male, e in realtà, cattività, siamo le truppe della bontà. E in realtà, cattività, siamo le truppe della bontà. Siamo i nipi di Don Michele, le lambette sono nostre api, volassiamo, poi piombiamo, e il demonio ne sgominiamo. Al segnale di Don Michele noi spieghiamo le nostre vele e le già navighiamo e il demonio noi speroniamo. Siamo le api di Don Michele, operose facciamo il miele di virtù, di bontà, siamo pieni fino a qua, siamo pieni fino a qua. Zettinelli, cos'era Gran Turco? No, Fagioli. Gallini e Durante? Sì, padre. Fuori dai ranghi. Alt? Articolo 35. In quale caso un buon nibbiotto a semiglianza di Davide può usare la fionda? Per difendere gli inermi contro le insidie dei malvagi. Benissimo, voi avete trasgredito. Applicherò su di voi l'articolo 91. No, padre, silenzio! No! Silenzio! Abbiate il coraggio di subire il giusto castigo. Attenti! Esecuzione articolo 91, fianco sinistro. Avanti, mat! Op, lei, op! È arrivato il gruppo dei ragazzi di Gardona Valtrompia. Ah, io ho capito, sono i ragazzi di quel famoso Don Michele. Li ricevo io, vada pure, padre. Serrate! Fratelles! Al! Posizione! Puntat! Taco!
perdere me, t'andegna a perdere. No, qui, no, qui. Dica ben su, padre, ma cosa succede qui? È impazzito? Articolo 91. Chi di fionda perisce. Ben trovato, padre. Vede, don Michele, mi avevano parlato molto di lei e della maniera come lei culturava questi ragazzoli, questi ragazzi. Ma non credevo poi con tanta emancipazione. Beh, poi le illustrerò, padre. Ma adesso mi lasci congedare i figlioli. Ragazzi, siete liberi! Posate i veicoli, andatevene in giro soli a visitare Roma! Soli? Sì, soli, soli, ma... Un momento, ragazzi! Aspettate! Venite qui a uno, consegnatemi i vostri portafogli! No, no, io non ci sto! Ci senza soldi che ci andiamo a fare in giro! Ma merca, più sprizza! I portafogli, su, fuori i portafogli! Perché Roma si può visitare gratuitamente! Ma il tram e la Coca-Cola! E va bene, per il tram e la Coca-Cola tenete qualcosa! Voi siete partiti con 2.000 lire a testa! Dovete avere 56.000 lire, 6.000 le tiene durante e fa le spese. Datemi 50.000 lire. No, su. No, no, ma... Così, così sarete più forti per vincere le tentazioni. 2.000, 45.000 le già raccolte, 47, mancano 3.000. 48, tu dammi le altre 1.000. Sempre furbo, eh? E allora, ragazzi, ricordatevi. Niente biliardi, niente altre cose. Soltanto monumenti e musei. Ah, c'è il giardino zoologico, Roma, lo sapevate? Un momento. È arrivato il tricheco. Andate a vederlo. Durante, quando tornerete, vi chiederò come è fatto il tricheco. Tua responsabilità. Li porti tutti al giardino, su. Andate. E siate bravi. Arrivederci. Le ho raccontato questo, signor pretore, perché fu appunto a causa del denaro di quei ragazzi che io finii per entrare in quel biliardo. Andiamo, padre. Non vorrà mica farmi credere che lei è entrato in quel biliardo per giocare. Andiamo. Lei creda quello che vuole, signor pretore. La verità è che io entrai lì dentro solamente per quel denaro. No, no, non è vero! Silenzio, chi ha parlato? Io, signor pretore, sono stata io. Oh, e voi chi siete? Come vi permettete? Quello che dice don Michele non è vero. La lite è venuta per causa mia. Ma voi conoscete quella donna? Non l'ho mai vista in vita mia. È falso! Don Michele mi conosce benissimo. E se non vuol dire la verità a lui, ve la dirò io! Silenzio! Ah, avvocato, io aiuto qui, sì. Dopo che i buoi sono scappati, ormai... Che sento la ragazza? Naturale. A porte aperte. A porte aperte. Don Michele, io sento la ragazza. A porte aperte. Vidi per la prima volta don Michele, un mese fa, per la strada, alla fermata dell'autobus. Ricordo che stava aspettando vicino a me. Io lo notai subito. Stavamo proprio a contatto di gomito. A contatto di gomito? Avvocato, io aiuto qua. No, non è il caso. Sentiamo, sentiamo. Continuate. Era un autobus diretto a San Giovanni e noi salimmo. C'era la solida folla, la solida lotta per salire. E io mi trovo sempre vicino a don Michele. Ah, quando arriviamo mi avvisa lei. Sì, reverendo, avanti, vada avanti, per favore. Biglietto. Proprio vicino a don Michele, anzi appiccicato. Lei sa com'è, signor pretore. Stavamo come sardine, in mezzo a tutta quella gente, vicino e vicino. E fu allora che avvenne il fatto. Una vergogna, signor pretore. Ma qui dobbiamo dire la verità. Un momento, signorina. Signor pretore... Ora mi pare che sia il caso di chiudere. No, adesso voglio tenere aperto. Semmai prima. Proseguite, signorina. Ho detto che stavamo uno vicinissimo all'altro, signor pretore. Ebbene, la tentazione fu irresistibile. Mentre don Michele aveva fatto il biglietto, io avevo notato che il suo portafoglio conteneva un sacco di soldi. Signorina, permesso. Permesso, scusate, lasciatemi passare. Un momento. Permesso. Mi scusi, signore. Scusi. Don Michele si era accorto che potevo essere stata solo io a rubargli il portafoglio. E mi incominciò a inseguire per la strada, dandomi la caccia per più di un'ora. Senta, signorina. Ma insomma, cosa vuole? È un'ora che continua a inseguirmi. Beh, lei mi chiede anche cosa voglio. Mi ascolti, lei mi ha preso. Ma la pianti e si vergogni. Mi senta, signorina. Signorina. Don Michele mi seguì fino alla pensione dove abitavo. Era proprio decisa a tutto. Fino qui siete venuto, ma siete pazzo. Se non uscite subito, vi faccio uno scandalo. Io non vi conosco, uscite subito da questa stanza. Benedetta ragazza, perché continui ad interpretare male le mie intenzioni? Se sono entrato qui è soltanto per riavere il denaro che tu mi hai rubato sull'auto. Ancora? Io non so di che cosa stiate parlando. E voi. In quanto allo scandalo sono io che potrei farlo. Ma non lo faccio nel tuo interesse. Mi fai pena. Ma insomma, adesso basta, finiamola. Io del vostro denaro non ne so niente, non l'ho preso, guardate. Tenete, guardate coi vostri occhi. Ma allora credi proprio che non abbia cervello?
Già sull'autobus avevo capito benissimo che la ladra eri tu. Poi quando credevi di essermi sfuggito e che hai buttato il portafoglio per terra, allora ne ho avuto la certezza. Lo vedi? Potrei denunciarti se lo volessi. Ma non lo faccio e te l'ho detto perché. Mi fai pena. Per me può anche farlo. Tanto. Ma insomma, vuoi proprio finir male? Più male di quello che so finita. Già, ma sei ancora in tempo se vuoi. Non sono più in tempo io. Ogni volta che tento di uscirne va a finire sempre male. Purtroppo a questo punto, signor pretore, avvenne quello che non doveva avvenire. Anna, apri! Apri! E apri! Se quell'uomo avesse trovato Don Michele nella mia stanza, chissà quello che sarebbe successo. Anna, apri! Perché hai chiuso? Anna, apri! Perché hai chiuso? Stavo dormendo. Sei in forma oggi, eh? Dai, vesti. Mettete il vestito buono, t'ho trovato uno. Non mi va di uscire questa sera. Senti, se hai trovato un pollo che te mantiene, non me vuoi mica mettere la porta proprio adesso? Lasciami, non ho nessuno. No, non me incanti. Se non vuoi lavorare, vuol dire che c'hai risorte. Io li devo... Ma lì si ammazza. Ma no, quello è Raul, è fidanzato. Io me ne sono. E ricordate che tu lavori, ma i soldi me li pappo io. Oh no! Hai capito? Quei soldi no! Dammeli! E vattene! C'è! Padre, io vi voglio dire la verità. Quei soldi li avevo rubati io. Ma mi servivano per andare via da Roma, tornare al mio paese e lasciare questa vita. Ma adesso ve li volevo restituire. Purtroppo quello schifoso se li è presi tutti. E adesso dove è andato? Arbiardo qua vicino, dove vuole che sia andato. Va bene, mi dispiace per te. Un macello, vi dico, appena entrato quel prete è successo il finimondo. 3 biliardi fuori uso, 20 stecche rotte, una pallata in fronte e ancora c'ho i segni dell'ospedale. Voglio 250.000 lire di danni. Che voglio, sono io che decido se li dovete avere o no. Dirò io la verità sui fatti di quella sera. Finora non l'ho fatto perché non volevo accusare Anna, che ora è diventata una brava ragazza. Ma la mia entrata in quel bar non avvenne, come se ne è parlato finora in quest'aula. Io entrai in quel biliardo con molta riluttanza, perché noi sacerdoti non è permesso entrare in certi luoghi. Ma non avevo altra scelta. Avevo escogitate diverse soluzioni, ma ormai mi ero convinto che per riavere senza usare violenza quel denaro, il denaro dei miei ragazzi, non era rimasto che un solo sistema. Un sistema inconsueto per un sacerdote, ma d'altronde nella situazione in cui mi trovavo non c'era altro da fare. Scusate. Si potrebbe fare una partitina? Che? Una partita? Voi qua? Ehi, senti, sei sicuro che è entrato al biliardo? Ma l'ho visto io. Altro che monumenti. Con i nostri soldi. Allora vieni, andiamo a vedere. D'accordo. Ma chi sta giocando? E con i nostri soldi. Grazie. Sai all'arco, aspetta. No. Senta. Volevo dire, siccome una certa fretta, non si potrebbe fare due tiri secchi? Due tiri secchi. Come la va, la va. Come la va, la va. Comincio io. Ah, senta. Ma scusi, volevo dire, non carichiamo il malloppo? Vabbè, carichiamo il malloppo. 50, eh? E io li metto qua. I mia stanno qua. E li sua. Fate conto che anche i miei siano qua. Vi fiderete di un sacerdote, spero. Ci fidiamo? Tanto poi. Tanto poi. Scanso. Che te ne pare, eh? Non c'è male, però con l'aiuto di Dio si può fare anche noi.
passati una volta sola. Grazie, arrivederci figlioli. Momento, momento, reverendo. Momento. E mo che fai? Te ne vai così, eh? Abbiamo finito. Io ho vinto i miei soldi e me ne vado. No, 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 mo me dai la rivincita, te li rigiochi. Mm? Ma tu sei matto. Tu te li rigiochi. Calma, ragazzi. E allora vi spiegherò una cosa. Questi soldi erano miei. Questo denaro è dei ragazzi della mia associazione. E stamattina mi è stato rubato. Ma allora è venuto qui per questo? Io non ne so niente, non ho preso niente. Beh, adesso ti spiego. Ma che spiego? Oh! Oh! Ah! È stato lui! Io, ma sei solo... Non capisco. Non l'ho toccato. Perciò tutto quello che accadde quella sera accadde per colpa mia, soltanto per colpa mia. Ecco perché, signor pretore, io voglio essere condannato. No, la colpa è soltanto mia. Se Don Michele ha cercato di riprendere quei soldi con la forza, anche quello l'ha fatto per me. E quei soldi che gli avevo rubato, Don Michele me l'ha voluti lasciare. E solo così sono potuta tornare a casa, signor pretore. Avvocato, in fondo quella l'ha fatta per fare una buona azione. Va bene, un minimo di pena. La rissa, le lesioni sussistono. Le lesioni ci sono. È vero. Io sono colpevole. Va bene. In nome del popolo italiano, visti ed esaminati gli articoli 185, 588, 590 del codice penale, condanno. È ingiusto! La colpa è solamente mia! Silenzio! Allontanate quella donna! Condanno Mezzocchi Michele alla pena di mesi tre di reclusione con tutti i benefici di legge e rimetto le parti davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni. Potete andare. Prego. Gesù. Don Michele, Don Michele, ma che arrabbiato con me. Mi dispiace, ma non potevo fare a meno di parlare. Anche a me dispiace, ma non dovevi. Oramai era tutto finito, finito bene per te. E per lei, Don Michele? Non potevo lasciarlo solo così, dopo tutto quello che ha fatto. E mi hanno detto persino che l'avevano messo carcerato. Io carcerato? Ma chi te l'ha detto? È stato Raul, è venuto al paese, alla bottega dove lavora adesso. E mi ha detto che lei ormai era in prigione. E mi ha detto pure se volevo tornare con lui. E tu che gli hai detto? L'ho cacciato via. Poi ho saputo che lei teneva la causa, sono venuta subito. A ficcarti in mezzo a un sacco di guai che non ti riguarda. Ma come, padre, se la colpa era soltanto mia. Lei è stato condannato per colpa mia. Le vie del Signore sono infinite. Vuol dire che la strada che portava al tuo paese passava per San Giovanni. Su di un autobus, attraverso un portafoglio rubato a un povero prete di campagna. Padre, io tante cose non le capisco, ma ne so una sola. Che al paese mio non hanno ragione. Al paese mio dicono che gobbo, breve e paglia portano iettature. Voi invece mi avete portato fortuna, Don Michele. Tanta fortuna. Signor Pedro. Signor Pedro. Ha visto questo? Cosa? È il Corriere dello Sport e parla di suo figlio. Ma come ve lo devo dire che io dei fatti di mio figlio non mi interesso, non mi interesso. Si è fatto male, si è rotto la gamba in allenamento. Si è rotto la gamba. Bravo, ce l'ha voluto lui. Se lo mette, glielo ho detto io di giocare a pallone. Glielo ho detto io? No. E allora tutte e due se lo doveva rompere. Il progno si è riservato. Non mi importa. Scusi, ha visto per caso una signorina, sta un bel tipo con un giovanotto, un avvocato, che abbiamo una cosa, una seconda sezione. Ma già otto cari, io sto qui per lavorare, io sto per essere ragazzi. Scusa, ha visto per caso una signorina con un giovanotto che avevamo una cosa alla seconda sezione. L'avvocato mi ha detto, vai a vedere un po' il pretore cosa combina. Io sono andato e quando sono uscito... Ma che ne so io? È passata tanta gente di qua e poi io non ci sto con la testa. Io c'ho una causa. Gli devo dar un pato a sto povero disgraziato, no? Grazie tanto. Caffè lungo. Potrei fare una telefonata. Lei permette, vero?
minuto? Mi dà un momento l'avvocato? Sì, aspetto qui in linea. Telefono al mio collega di studio, voglio sapere cosa ne pensa della mia tesi. Ma lei crede che Leopoldo faccia bene a fare la causa? In confidenza? No, ma se la vuol fare. Ma se concilia la multa, la fedina penale rimane pulita, non è vero? E il reato si estingue. Ma il reato non l'ha commesso. E non lo commetterà mai. Lo penso anch'io, è un ragazzo educato all'antica. Anch'io, ma io per lei una multa la pagherei volentieri. Sì? Una al giorno. È pronto? 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 Teresa! Teresa! Ma dove eravate? Io vi sto cercando da un'ora. Siamo stati a telefonare. Sì, la signorina era con me. Ho dovuto parlare col mio collega, esporgli la mia tesi, sentire se era del mio stesso parere. Beh, che ha detto? Ha detto che ho perfettamente ragione. La tesi da me scelta è la migliore. Che c'è? Nulla. Senti, Mencacci, dopo tutto il tempo che traffica in pretura, non sai che esiste un segreto professionale? Ma in questo caso il segreto professionale non esiste, perché io sono un testimonio. Testimonio di che? Del bacio. Cosa vuol dire? Non avete sentito? Ma il bacio l'ho visto io. E in coscienza non posso tacere. È vero, avvocato? Ma non è possibile. Ma la sera come faceva lei a essere a Villa Borghese? Io non ho visto nessuno. Piano piano, a me Villa Borghese l'uomo non mi interessa. Ma il bacio c'è stato, uffo, c'è stato. E poi faccio il testimone. Io cammino, giro, osservo, scorruto, se no che testimone sarei. E poi il mio giuramento, qual è il vostro? Ah, questo no, io sono figlio di un onorevole. Non rieletto, ma ugualmente non sto parlando. Ma che cosa vi interessa, se un onorevole? Mirelli. Che mi interessa? Teresa Ricci. Tocca a noi, cara, andiamo. Prendiamo più tempo con questo qua. Venga, avvocato. Teresa Ricci. Avvocato, che un po' mi chiesti, che un bacio c'è stato. Sigarette? Sigarette. Boh, non c'è niente. La gioventù di oggi non pensa che allo sport. Solo quello. Futilità, frivolezze. Fanno pietà, fanno. Guarda questo, a 20 anni questo già si presenta in pretura. Figuriamoci a 40, chiamatelo, cancelliere. Menigoni Ferdinando! Eccolo, Menigoni Ferdinando. Hanno chiamato Menigoni Ferdinando. Sono io. Oltraggio al pudore. Oltraggio al pudore, mi hanno chiamato. Menigoni Ferdinando, ecco il bastone. Permesso, buongiorno, oltraggio al pudore. Buongiorno, signor pretore. Buongiorno, pretore, sono io. Buongiorno, mi permette? Sì, una sigaretta, vostro onore. Sono nazionali, vero, perché insomma... Ma che nazionale, che nazionale. Riponete quelle sigarette, qui non si fuma, cancelliere. Questo non è un fumoio, è una pretura. Stanno a fumare tutti. Ma che nessuno fuma, del calamaio. Ma guardatelo. Guarda qua, guardate, a te. Terra, nome? Menigoni Ferdinando, detto l'americano. Siete americano? When I can online, San Antonio, when it's fine. Voglio sapere, siete americano o italiano? Detto l'americano, appunto, vero, perché me ne esco con questa. Suonicano, sala, non ve ne dovete uscire con niente. Siete italiano? Sono italiano. E parlate italiano? Oh. Sì. Qui siete in una pretura italiana. Appunto, e allora? Me ne esco con questa. Allora, dove, dunque? Menigoni Ferdinando, innocente. Di innocente. No, innocente sono innocente. Io. Fu Mario, anche lui censurato, può controllare qui da tutti i registri. A risultati. Noi non interessano i trascorsi vostri e quelli di vostro padre. Come li interessa? Non ci interessa. Anche in America, che è un paese libero, un amico mio mi ha detto, cioè, deve risultare tutto quanto. Qui siamo in Italia e non dovete insegnarci voi la procedura. A presto. Mamma! Mia madre, Anigretti Margherita. Anigretti Margherita. Però io ho sempre vissuto con una zia mia che mi ha voluto bene come una mamma. Zia Costanza. La ricordo come fosse ieri. Perché mai lasciata, sia Costanza? Mai lasciata sola in questo dormito? Sia Costanza. Qui deve risultare, io sempre vissuto sia Costanza, Costanza, ma voi... Padre, padre, non interessano i fatti della vostra famiglia. O se ve lo volete capire, sì o no, Morricone. E non assumete quell'area di sufficienza, altrimenti vi faccio arrestare, Morricone. A chi fa questo? A voi, a chi? A chi? A quello che... In che senso, scusi? Avanti, vediamo i fatti. Vediamo i fatti. Dunque, voi siete imputato di oltraggio... Oltraggio al pudore. Bella cosa. Atteggiamento sconveniente tale vero da offendere la pubblica morale. Ma non è proprio il caso di vandarsene, sapete, Morricone. E chi sei là? Quello che si manda. Io sto esponendo i fatti, non è il giusto nel principio. Silenzio! Cancelliere, voi ci dovete far dire una parola. No, ce ne devi una parola qui. Avvocato Terenzio, lo difende lei a questo bel tipo. Lo difende chi avvocato?
Io ci ho bisogno di nessun avvocato. E dopo, che è d'ufficio? Solo che, dato che è strutturato, c'è il fatto, lo straggio, posso dirgli una parola? Sì, accomodati, capito. Mi permette, vostro onore? Capito. Direttamente. Stai in creatura, stai con me, giorno, stai. Soldi. Oh, qui bisogna passare un sacco di soldi, a me mi hanno fregato i panni, avvocato. Bisogna passare un sacco di soldi, eh. Soldi per me, ce n'hai? Per te? Per te, scherzando. Ma io c'ho manco la via, c'ho, ma che sta? Ma buono, sì. Che ti ho chiesto qualche cosa, io? Sta, ti ho chiesto soldi. Ti ho chiesto soldi, forse, cammina, su. Possiamo proseguire. Allora, due. Ti ho chiesto qualche cosa. Beh, si prosegue? Si prosegue. Allora, Morricone. Morricone! Morricone! Eppure sordo. Posso no, quello mi ha chiesto i soldi a me. Capito? Hai capito? Terenzio. Hai capito, Terenzio? Il solito. Mi ha chiesto i soldi, mi ha chiesto. Avete capito male? No, non ho capito bene. Avete capito male? Andiamo avanti con l'esposizione dei fatti. Andiamo. Esponete i vostri fatti. Dunque, vostro no, in questa estate afosa, dato che io, insomma, per i miei impegni di lavoro, ero, insomma, non avevo... Che lavoro? Che lavoro? Che va il vostro mestiere? Che mestiere? Come campate? Insomma, vostro onore, io traffico. Io, insomma, me do da fa, trotto. Io m'arancio, vostro onore, insomma... Abbiamo capito che vi arrangiate voi. No, mi si arrangia. Andiamo avanti. Stavo male, non stavo. Non stavo male, non stavo. Io c'ho da mattina, c'ho. A te. Una mattina ci ha bloccato, ma mi ha inchiodato, ma... Una mattina, io ero temuto, vero? Io campavo da posso non... Una mattina, se non c'è una posizione a quest'ora io stavo in America, stavo. Questa gioventù perduta. Guarda. Eh? Hai solo voi. Io ce l'ho voi, vai. E vai. Grazie. Madonna mia, ma questo che vuoi? Ma che buono? Ma come c'è? Avanti, andate avanti! Andate avanti. Oh! In questa strada fosa, dati i miei impegni, vero, insomma, che non potevo da casa mia andare al mare, vero? Allora io me ne andavo così, tutto bello, tranquillo, in un prato tutto fiorito. Me ne andavo così, tutto aitante. Wendy gole bane sen, rodacciole meni. Hey, cazzone! So they better go, where the sun is shone, where the... Agli ordini, General Custer, occuperemo la posizione tenuta dal settimo. Abbiamo già visto la fumata di viso pallido, intendiamo il significato. Ok, General Custer, appuntamento a mezzogiorno di fuoco. Ok, stermineremo gli apache, senz'altro, General Custer. Arrivai così nel posto, è vero, dove noi lavoratori, lavoratori perché, insomma, nell'estate afosa, facciamo il bagno rinfrescante, alla marana. Hello, boy! He's away! What's the big deal? He's in a way! No, what's the big deal? He's playing away! What's the big deal? Ok, boy, vai a sporcare l'acqua. Naturalmente dove fate il bagno? Perché di chi è la marana? L'americano! Ma voi come facevate il bagno in quella marrana? Nudo. Nudo, posso no. Tutto nudo. Nudo, nudo, nudo. Tutto nudo. Ma che ci credo? Non metta la posso, questi ci credono qui. In America, paese civile, anche un amico mio c'è stato, però. Dice che nel Kansas City, ma dico nel Kansas City, tutti nudi se lo fanno al bagno. E il povero, il ricco, l'emigrante, il ciambellano di corte, tutti nudi. Ma perché non ci crede? Posso no, questa ci crede. Venite qua. E questa ci crede, no, questa nudo non se lo può mica fare al bagno. Venite qua, ho detto. Carabiniere, portatelo qua. Ma credete di essere in casa vostra? Ma cosa da faccio? Quello ci crede di stare a casa sua. E sta zitto. Tu vada, facciamo la storia. Qui, basta, basta adesso, Avvocato, io non ce la dico. Basta, giovanotto, basta, la pazienza ha un limite. Dunque, sicché voi non ritenete sconveniente farvi sorprendere a fare un bagno nudo nella marrana. E che è il mare? E che è la piscina? E quella la marrana, eh? Vabbè, che significa? È un luogo pubblico. Passa della gente. Ma che c'è? Ma passa nessuno. Lì non passa nessuno.
Appunto per questo, però, noi ci riuniamo tutti tranquilli e facciamo allenamento. Facciamo il crom. Che cosa? Il crom. What time sono uguale che razza, eh? Come nei film americani, vero? No, io lo mando in galera. Io lo mando in galera. Questo è matto. Volevo fare insomma, vero, come ci pare. Tutti gli stili, vostro onore. Come se vede nei film americani. Volevo fare come Buster Crabble, vero, Vestro Williams. Come vostro onore? Vestro Williams, ha capito, a quella, vostro onore. Ma avevate detto che era gallo. Ammazzato. I went, so love away. America, faccia Tarzan. Non è... Faccia Tarzan. Non è, stateci, stateci. Ti davo una sigaretta. Che? La sigaretta. Da. C'è, mi becca del tuo pugnale. Come ti metti? Come ti metti e ti ammozzi con testa? Ah! Ah, Coco! Io l'ammazzo! Ah, ma non è qua! Io l'ammazzo, Coco! Io l'aspetto a via dorsale, sa! Io me li maglio i coccodrilli! Me ne maglio tanti a coccodrilli! Ma che? No, fuga a me! Io me ne maglio i coccodrilli! Io non ho dal mondo a coccodrilli! I beduini! When it gets on the sound and bend, why the tail of bang? When it gets on and bend again, the lumber when it sings, when all the noise goes low, and at the time of only G, and it gets on and bend again, Oh, say some night. Hot stop, oh! Oh, say that, that's it. How's he get it? Mazze e fusto. Ando stanno i panni miei galli, oh? Ando stanno. A sciopo. A boia. Ah, ando state, vestitini miei, ando state. Io l'avevo lasciato qui. Oh, non mi fate scherzi. Oddio! Mi hanno fregato i panni! Mannaggia! Chi mi ha fregato i panni è meglio che ricascia! Perché sono contro che ti ammozzi con testa! Nudo me l'hai lasciato! Nudo come un verme e mezzo in temperie all'umido della manana! Con tutti i dolori reumatici, tutta colpa dei colli, possono essere colli. Sottovoce. Parlate sottovoce. Colli. Dunque, voi perché avete trattenuto gli abiti del Mericoni? In quella marrana il bagno è vietato. Oh, ecco spiegato. E beh che? E beh che è vietato. E voi siete andati là a guazzare. E presto, proseguite. Noi famo sempre così. Per prima pigliamo i panni, poi ci sediamo e aspettiamo che esca. Hai capito? Piacerebbe, sapiamo i panni. Ma quel giorno... Mi chiamarono in commissariato. Mia moglie aveva partorito. Partorito, mia moglie, un pupone! Un fiogo qua a faccia! Mi portai a prezzi i panni, ma con tendenza non sapevo più quel che facevo. Poi, che vuole, soprattutto, me ne dimenticai. Che verde volta mi hanno lasciato! Solo con un verme! Tutto un guattato in mezzo alla prata. Poi a certo momento, come un lumacone, piano piano mi sono deciso, mi sono avventurato. Nella notte, mazza e notte. Insomma, mi incamminai, vostro onore. Tre volte cascai. E così mezzo zoppo cercai di orizzontarmi in quella notte buia. A un certo momento vidi un cancello. Non c'è nessuno? Non c'è un'anima mia che m'apre sto cancello? Ehi, di questa villa! Whisky? Hanno suonato, deve essere quel pazzo di Dado. Giuseppe, andate nell'office a prendere il pulsante del cancello. Già, mi aveva promesso di venire, anzi mi ha detto per telefono. Vedrai come mi presento, sarà un urlo. Sentite, facciamo come l'altra
stasera da Giulia Maria. Spegniamo tutte le luci e facciamo finta che non ci sia nessuno. Bene, bene. Poi uno di noi si nasconde e lo facciamo crepare dalla paura. Ci vorrebbe però uno che non lo conoscesse affatto. Per esempio... Miguel! Sì, il suo Miguel va benissimo. Eccellenza, volevo domandarle una cosa. Mi dica. Lei conosce il principe di Serramontana? Mai visto. Benissimo, è disposto a fargli uno scherzo? Certamente. Allora mi stia a sentire. Lei prende questa spada e poi si nasconde là dietro. Poi facciamo buio e quando lui arriva pensa che nessuno ci sta. Oh, e che? A casa degli spiriti? Sì, Costanza. Tu lo sai, mi trovo in questo frangente. Aiutami tu. E dove vado qui? È permesso. Mi permettono, signor. Mi permettono di entrare in questa casa, signor. Non c'è nessuno, signor. Non c'è nessuno in questa casa. Ammazza è fredda e fa. Ammazza è bella casa. Signor. E dove siete nascosti, signor? Casa abbandonata? Certo, è lui che cambia voce. Insomma, qui proprio c'è nessuno, signor. Qui c'è un uomo nudo e c'è per casa. Non c'è nessuno. Che è? Un drink del Casa City. Ammazza il sozzerio. Oh, due manine. E queste sono d'argento. Manco una saccoscia. Signor! Ma insomma, non c'è nessuno qui. Ma è possibile se rimedia manco lo scialle? Ammazza è noto. Brr, ma è possibile che un uomo che... Brr. Oh, una finestra illuminata. E lì c'è qualcuno. Bastone e cappello. Ma che è successo? Allora, eccellenza, scusi, ma come mai lei non... Bastone e cappello. Ma perché, eccellenza, non capisco? Bastone e cappello. Mi sembra che sia stato uno scherzo innocente. Non capito il caso di prendersela in questo modo. Parci! Eccellenza! Eccellenza! Oh, Dio mio! Ma io non voglio chiarire come faccio. Mi sembra paura. Ma che sono qui? I miei nipoti mi lasciano qui sola. Che lo sanno che io non ci vedo, che casco addosso a tutto. Oh, ma nel testamento neanche un soldo. Vedremo, vedremo. No, neanche un soldo. Oddio, signor, per favore, ci avesse mica uno scialle, per favore, signor. Signor, ci avesse mica uno scialle. Silenzio! Silenzio, scende solo, signor. Sono solo, signor. Sono solo in questo frangente. Non posso sentire parlare. Niente, vieni qua. Sì, signor, no, uno scialle, volevo uno scialle, per favore, signor. Sei l'amico di quei miei nipoti maledetti? Maledetti, mi hanno fregato i panni a me. Deve essere uno del luogo. Sono i suoi nipoti, signor. Leggimi qua, di forza, signor. Dove, signor? Signor, io vado dal freddo. A me serve uno scialle, signor. Non vedo niente. Signor, manco io, non ci vedo più del freddo, signor. Signor, per favore, ci avesse dico uno scialle. Tu mi ricordi, zio Costanza, che io ti sei dato. Questo lei me lo donò. Questo lei me lo donò. Mazzane gli esciai. Senti, signor, ci avete dico uno scialle, qui io sto a morire. Che cosa? Leggi. Vuoi che leggo, signor? Dopo mi dai lo scialle, signor, però. Io non ho gli occhiali, senti, senz'altro, signor, io ti leggo, però. O qui ci troviamo di fronte a una lingua straniera, signor. Benissimo, benissimo, benissimo. Tu sei fortunata, vero, perché anche un amico mio me l'ha detto, dice tu con le lingue straniere, insomma, dice vai. Io sono davanti, io. Ma leggi, signor. Sono bloccato. Avanti, leggi. Senz'altro, signor, tu mi dai lo scialle, vero, signor. Dunque, vediamo, signor. La Revue Francaise. Usuai, usuai. Ma non muoio. Che idiota. Modera, perché io conosco molto bene l'americano del Kansas City. Anche un amico mio me l'ha detto. Dice, tu vai tranquillo con l'americano perché ci allai nella cacofonia. No, vai tranquillo. Guarda. Io non sono davanti, aiuto. Io non stavo mai, sono stato bloccato, inchiodato. Se non stavo nemmeno che quest'ora con i profughi andavo. Come somiglia a zia Costanza. Ammazza due gocce d'acqua. Siete proprio due cosce, uno e due, qui, questi e quando si sfidano, qui so proprio anch'io, sai. Intromo, dice il francese, però insomma, dice, comprare, questi stanno a litigare qui. Tutti interrogativi, prego. Bussa alla porta. Ho trovato le mie lenti. Ah, mi lenti. Questo è fanatismo, poi la chietta. Fammi ascoltare, poi la chietta. Fammi ascoltare, canzonetta. Adesso come? Le sono dei lettoli, non sono lo stesso. Non sono, ma gnoni, questi magnano come dannati, questi sono stranieri, figure. Allora, sì. Senti, bon. Ah, se vuoi, no. Ah, se vuoi, no.
Orizzonti, wow, si bon, si bon. È il solo di Ligon. Ma no! O si lo Ligon, si ribon. Ma chi sei? Sono Mergoni Ferdinando, detto l'americano. Oh, stavo facendo un tarta. Quando tutto a un tratto ti arriva un coccodrillo equatoriale lì nel pantano, però. C'è mica il farfane, insomma, le davo una sigaretta. Ho preso il coltello. Ecco, Abralis, addio se siamo giocati alla ricchetta. Se si bon, oh, oh, mi mette paura, muovi l'arto. Muovi l'arto, zia Costanza, come si mica, oh. Non mi mette paura, oh. Muovi l'arto. È nudo! È nudo, è nudo! Oh. C'è un uomo nudo! Sono io l'uomo nudo! Chiamate per tutore della morale! Sono io, Toro! Mergoni Ferdinando, l'americano nudo! Ma me ne ha lasciato nudo! Signora Costanza, perché mi hai lasciato? Aiuto! Aiuto, uomo nudo! Un uomo nudo in casa! Aiuto! No, 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 poverina! Mi permetta, signora! Signor, sono io l'uomo nudo! C'è una vecchia che stilla, gli ho messo paura io. Sono un pavroncione, signor, mi hanno fregato i panni. Chiama il guardia caccia. Ma in che senso, scusi? Ma in che senso, i cani? Vigliacco assassino! Voleva seviziare la mia povera nonna! Poverina, santa donna! Vostro onore, mi hanno sciolto i cani. 7 cani erano. Ammazza i cani. Avvocato, qua mi pare che è chiaro. Sì, in sostanza, il reato di oltraggio al pudore rimane. Avvocato, che lo mettete in dubbio? Quello si presenta nudo nei salotti, in mezzo alla gente. Ma che figura facciamo con la società? Per carità. Una lezione. La difesa... Gli rimette la clemenza della corte. Silenzio! In nome del popolo italiano, visto l'articolo 527 del codice penale, condanniamo. Che? Condanniamo. Mergoni Ferdinando Fumario Silenzio a mesi 3 di reclusione con tutti i permessi di legge. Adesso facciamo fare un altro bagno nella Marinara, così va questo e quell'altro. E mo? Ha preso. E mo? E mo chi? E m'ha sporcata la pedina. Ma sporcata la pedina. L'ho sporcata io, l'hai sporcata tu. Oh, e poi basta con questo tu. Tu mi hai fatto una testa così, hai capito? Che mi hai scottato. Io sono la mano, io sono la mano mia. Io sono la mano mia, ma sporcata la pedina. Ma sporcata la pedina. Sia costanza. Perché mi hai lasciato? Sia costanza. I soldi volete tu. I soldi volete. Sia costanza l'ha lasciato. Io ho fatto niente, capito? Io trattavo la mia. Io trattavo, vado dentro. Fuori, fuori, portatelo fuori, via, via. Io lo rincontro a te. Io devo rincontrare, devo rincontrare quel pretore io. Io ho fatto niente. Non ho fatto niente, io trattavo. Bella, raga. Non è mai adesso serve, vado solo. Io lo devo rincontrare. Lo devo rincontrare. Io c'ho una malattia. C'ho una malattia, mi ha bloccato. Mi ha bloccato la malattia. Te saluto. Teresa, abbiamo vinto. Teresa, scusi, ha visto la mia fidanzata? Abbiamo vinto la causa, avevo ragione io. Sì, quella ragazza che era con me. Quella bella ragazza, quella alta. Sì. Quella bella bella, avete vinto. Sì. Che bella ragazza. Che c'è? Perché? Che è accaduto? Che è accaduto? Una disgrazia, che succede? Peggio! Come peggio? Peggio! Sia calma, Non mi dice calma, calma, lei ha denaro in tasca. Perché ce l'ha andata in ospedale, non c'è tempo da perdere. Adesso gli ordinò. Quella ha sballoppato. Come? Ha fatto la bella. Capito niente? Con l'avvocato. Capito? Teresa, Teresa, Teresa. Teresa! 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 Buonasera! Luisa Ceccarelli? Sì, sono io, ma mi creda, non ho fatto niente. Silenzio! Non disturbate la causa, non spetta a voi parlare, Luisa Ceccarelli. Avete un avvocato? Ho capito d'ufficio, avvocato Terenzio. Il solito. Introducete l'agente verbalizzante Sframeci di Cola. Signor pretore, ora ci spiego. Mi trovavo di servizio nei pressi di Piazza Vittorio quando notai questa donna che si avvicinava ai passanti infastidendoli. Nella fattispecie si avvicinò particolarmente, come da verbale, a tale Pampinelli Virgilio, di professione agricoltore. Beh, io in giunta non ci posso dire altro. In onore del vero, io ci posso dire questo. Io mi trovavo a Piazza Vittorio Emanuele
perché aspettavo un amico mio che c'era il commercio del mercato là, quando tutti insieme mi si è avvicinata una femmina. Che mi ha detto, bel muretto, vuoi che ti faccia conoscere la volontà? Io, signor Fratore mio, la volontà non si è mai vista e conosciuta, ma penso che deve essere una cosa forastiera. Ho da dire, signor pretore, che è falso. Mi succede, sì, di bere un po', ma che vuole. Quando bevo mi vengono in mente i bei tempi, li dimentico quelli da adesso. Le pare che io, una donna che è passata di trionfo in trionfo, una donna che è stata la più grande vedetta del varietà dal 10 al 25, una donna della quale è stata innamorata un'intera generazione, quella che ha fatto la grande guerra, Gloriana, la grande, la bellissima Gloriana. Gloriana. Beh, con questo ero proprio io. Ho posato pure per il manifesto che raffigurava l'Italia in armi. C'ho pure fotografia a casa, sa. Gloriana, Gloriana, già. Ai tempi della grande, della vera guerra. Ai tempi della guerra del fango, delle trincee. Eravamo tutti innamorati di te. E quando nell'inverno del 17 ci incontrammo, perché noi ci siamo già incontrati, Gloriana, in zona d'operazione, in quella sporca e fumosa baracca del comando Tappa, trasformata per l'occasione nel nostro teatro del soldato. Ritornare fra i ricordi d'allora, che piacere fa rivivere le tra le immagini del passato, tornare un attimo per sognare. Ogni volta che parte un soldato, porta al fronte un ricordo dorato, il ricordo felice di un tempo che fu. Un piccolo nome, Lulù. Suonando stalla attenti in ogni cuor, in prima linea, sotto i proiettili, sogna il soldato il suo lontano amor. Bim blu, gli occhi blu, sogni tu, il vichino e il nasino per Minsù, stando ormai da sei mesi qua giù, son le gambe sogni tu. E giù. E giuntarattara, questo è il ricordo che non scordi più. E tu vedrai, ovunque guarderai, ogni ora tu vedrai, vedrai sempre le gambe che vuoi tu. L'effetto fa di un colpo di cannon, boom! Sempre Lulù, Lulù. E giuntarattara, e giuntarattara, suonando stalla attenti in ogni cuor. E giuntarattara, sogna il soldato il suo lontano amor. Dillo lui, gli occhi blu, sogni tu, il vichino e il nasino per l'insù, stando ormai da sei mesi qua giù, son le gambe sogni tu. E tu, e tu, questo è il ricordo che non scordi più. E tu vedrai, ovunque guarderai, ogni ora tu vedrai, vedrai sempre le gambe che vuoi tu. L'effetto fa di un colpo di cannon, boom! Sempre Lulù, Lulù. Cin cin,
Dopo 4 mesi di fronte, cara signorina, la sua venuta qui ha sconvolto tutto il reggimento. Lei è molto gentile, maggiore. Sono tutti qui, vede. Gli ufficiali, i subalterni, i giovani. Domani quelli partono per la prima linea. Poveri ragazzi. Dovrei cambiarmi, se loro permettono. Andiamo, anzi. Allora, maggiore, il mio alloggiamento è qui vicino, spero. Sono un po' stanca. Ha predisposto, tenente, per l'alloggiamento della signorina? Si dovrà arrangiare, come diciamo noi in gergo. Siamo in zona d'operazione. Oh, per me m'arrangio, caro maggiore, sono così stanca. E poi parte presto domani mattina la tradotta per le retrovie. Ho così poco tempo per dormire. E chi mi aiuta? Ma io, cara. Scusi, se maggiore, io credevo... Cosa credeva lei? E credevo che la signorina ripartisse questa sera. E poi mi è arrivata la compagnia di rimpozzo del terzo, che non ho posto. E allora? Ma non mi dica che non è stato capace di trovarmi un letto. Le giuro, signorina, non è colpa mia. Il mio cappello, per favore. Ma agli alloggiamenti? All'osteria? Pieno come un uovo, signor maggiore, io non so. Ma non è possibile, era suo compito. Lei era comandato. È forse una trappola, maggiore? No, mi creda, signorina. Sono mortificato, non so come giustificarmi. È veramente imperdonabile. Beh, se permette, signor maggiore, un rimedio potrei averlo. Dica, dica, capitano Bazzoni. Uno di noi potrebbe cedergli la sua stanza. E poi lui si arrangerebbe in qualche modo? Io mi arrangerei certamente. E voi anche, ragazzi, non è vero? Come no? Ma sicuramente. Ottima idea. E lei non pensa, capitano, che l'ufficiale designato ad arrangiarsi, come dice lei, potrebbe ritornare su nella sua stanza? Potrebbe, che so, aver dimenticato il suo spazzolino da denti, il suo sacco a pelo, il suo cappotto, il suo cappello. Potrebbe preoccuparsi della mia fame, della mia sete e portarmi su dello champagne. Beh, non credo. Lei, capitano, cosa fa nella vita civile? Io sono di carriera. Anch'io sono di carriera e conosco bene gli uomini. Ma che dice, signorina? Noi ufficiali siamo uomini d'onore. Appunto. L'onore dell'esercito è formato da conquiste, maggiore. Ma cosa immagina, signorina? Non immagino, maggiore. Prevedo. Prevedo. Ma purtroppo non ho altra scelta. Lei mi ha sfidato, capitano. Mi lascia almeno la scelta delle armi. In questo caso, la scelta dell'ufficiale che si dovrà sacrificare per me. Beh, vediamo un po'. Tu allora, Gloriana, cercasti tra tutti noi il più inoffensivo, il più innocuo, quello che mai si sarebbe potuto arrangiare. Ho scelto, maggiore, quello. Lei, tenente. Tenente del Lusso, fanteria, reparto automobilistico. Lei è di servizio questa sera. Conosce la signorina Gloriana? Ha cantato nel nostro spettacolo. Signor, sì. Ci siamo conosciuti poco fa. Lei ha alloggiato all'osteria di Betty, vero? Signor, sì, signor maggiore. Ottimamente. Lei accompagnerà la signorina Gloriana nei suoi alloggiamenti. Signor, sì, signor maggiore. Dove sono gli alloggiamenti della signorina? Al suo. Dico al suo alloggiamento. Il mio, ma io... La signorina dormirà nella sua camera. Signor maggiore, ma io... Silenzio! Lei è comandato ad accompagnare la signorina nella sua camera e fare in modo che essa sia soddisfatta di tutto. Ha capito? Di tutto! Sì, che io dovrei... Silenzio! Ho fatto. Ma dove va? A soddisfare, signor maggiore. Vada! Sapevo,
che una volta arrivati nella mia stanza tu mi avresti sicuramente detto. Tenente, eh? Non si dimentica proprio niente? Io no, ma piuttosto qui è tutto in ordine. Sì. L'acqua nelle brocche, sì. Le brocche ho qui. Tutto, ho tutto. Ah, gli asciugamani? Hanno pensato a tutto. Sì, ah, ma la luce! È accesa. La luce. Ah, è accesa. Perbacco, non me ne ero accorto. No, sai, immaginarla a spogliarsi nel buio. Ma già, io, sa, mi spoglio con la luce e al buio. Anche al buio? Sì. Allora, che faccio, me ne vado? Buonanotte, tenente. Buonanotte, signora. Tenente? Eh? Ha dimenticato il cappello. Oh, giusto, il cappello. È anche gli necessario il berretto. Sì. E no, perché ci sono i fregi. Sì. E allora con i fregi avere il militare che conosce il suo superiore. Ecco. Io ne ho due, sono tenente. Già, allora lo salutano subito. Già. Che faccio, me ne va? Vada, vada, tenente. Il tenente se no. Il tenente se no. Beh. Bravo. Succede. Come non succede? Tenente. Buon riposo. No, ma che buon riposo. Domani si va in guerra, si va al fronte. Lo so, tenente, auguri. Ma che auguri, signorina, ma qui gli auguri contano poco. Qui domani se siamo qui, domani siamo lì. Lo sa dove siamo noi, lo sa? Non lo so, tenente, dove siamo? Siamo in trincea, sotto una pioggia di ferro e di fuoco, perbacco, sotto i tiri dei cecchini, li conosce dei cecchini? No. Che ti tirano alle spalle delle schioppettate che ti dico io. Allora che cosa succede? Io vado lì, mi tira una schioppettata alle spalle, un cecchino, e io lascio lei qui. No. Tenente, se potessi verrei anch'io a fare la guerra con voi, ma non posso. Magari, ma lei intanto oggi ci ha provocato, sa? Io? Ah, sì, ci ha provocato con quel costumino, con quella canzoncina. Che l'ho fatta io la canzoncina, l'ho cantata io. Poi adesso si è presa pure la mia camera. No, sì. Signorina, qualche cosa bisogna... Tenente, signorina, la prego. Tenente. Ma vado al fronte. La prego, tenente. Io sono venuta qui per lavorare. Ho cercato di farvi passare un po' di tempo allegri, di risollevare lo spirito. Solleviamo lo spirito. Guardi, tenente, senta, voglio essere generoso. Lei in fondo mi è simpatico. Chiuda gli occhi. A occhi chiusi. Tenente. Ecco. Le ho dato un bacio. Dove? Qui. Era un bacio? Ah. Io credevo che fosse un moscerino. No, tenente. Ah, era un bacio. Ah. E allora me l'ha dato. Allora il tenente se ne va. Sì. Buonanotte. Lei è un mediocre tenente del Russo. Sì. Bella figura ha fatto fare al nostro reggimento. Con quel po' di donna, lei è qui. Ah, ma signor maggiore, ma i fatti sono andati precisamente così. E io ho perso la scommessa. Ma perché la signorina... La signorina le avrà detto che aveva sonno. Infatti, come lo ha saputo? Come faccio a saperlo? Ma mi faccia il piacere. Le donne bisogna conoscerle. Hanno una loro tattica, una tattica che lei non conosce. Ma lei sa come chiamano la signorina Gloriana nel suo ambiente? Gloriana l'orizzontale. Una donna che cambia compagnia ogni notte. Sono specialmente per lei, signor capitano, ma a me non risulta né orizzontale né verticale. E poi, non è giusto parlarne male. Non forse altro perché è qui per sollevare lo spirito. A me l'ha sollevato. Signor maggiore me lo ha sollevato. Tenente De Russo. Ha dimenticato il suo cappello, tenente. Un momento. Capitano, forse non è chic che una signorina scenda così in mezzo a tanti uomini in vestaglia. Comunque lo ringrazio per le sue gentili parole di poco fa. Tenente, venga a riprendersi il suo cappello. Io? Sì, lei. Su, coraggio. Venga a riprenderlo, no? Vada con la degrada. Obbedisco. Signor capitano, il tenente se ne va. E in realtà...
realtà io passai la notte solo sul balcone. Avevo infatti fino all'ultimo voluto rispettare l'onore di Gloriana per ringraziarla di aver salvato il mio agli occhi del reggimento. E quando venne l'alba, lei è stato veramente gentile, lo ringrazio tanto. Gloriana, il sacrificio è stato forte. A proposito, tenente, io non conosco il suo nome. Come si chiama? Io mi chiamo Salomone. Salomone, che nome buffo. Sì, è buffo. È il nome di un antico re che aveva 12 mogli. Lui. Sei tanto simpatico, Salomone. Sei l'unico uomo d'onore che abbia mai incontrato. Gloriana, lei chiama un uomo d'onore, uno che ha fatto quello che ho fatto io, che ha dormito sul balcone tutta la notte. Sì. E lei lì... Gloriana, ma io lo chiamerei... Il tenente se ne va. Ci rincontreremo. Moleste di adescamento, per queste ragioni io chiedo la condanna di questa donna a 2 mesi di reclusione coi benefici di legge. Signor pretore, io affitto camere. Se voi mi condannate mi levano la licenza. Avvocato, la difesa. Mi appella alla clemenza della corte. Avvocato, l'adescamento e l'ubriachezza molesta sono stati provati, no? De Russo, la sentenza, ci vuole la sentenza. Ah già, ci vuole la sentenza. In nome del popolo italiano, assolvo. Assolvo la nominata Luisa Ceccarelli perché il fatto ascrittole non costituisce reato. Lo so, quella donna non dovevo assolverla. Ho applicato male il codice. Ma è stata la prima volta in 20 anni. Quella è una disgraziata, Cicero. Una disgraziata. Siamo noi uomini che siamo delle carogne. Perché quando una donna è bella, è giovane, tutti quanti le fanno la corte, la aiutano, la rispettano. Quando poi si fa vecchia, eccola lì, eh? È che io dovevo infierire. Ma infierire, sì, fino a un certo punto, caro Marco Tullio, ma fammi il piacere. Poi sarebbe tempo di smetterla, con questo fatto di infierire. Lo so, Cicerone, lo so tu che cosa pensi di me. Tu pensi tu sei un magistrato, e i magistrati hanno il dovere di applicare il codice, se no la giustizia dove va a finire. È vero, Cicerone, ma tu sei di marmo, io no.
Vorrei vedere te al mio posto. Quello della Marrana, ma quello se lo meritava. Quello se ne andava in giro nudo, benché il vestito glielo abbia portato via una guardia. Ma quel povero Don Michele, quello lì, ma via Cicerone, ma quello agita fin di bene. Si è trovato in una lista, va bene, d'accordo, ma perché ha menato le mani? Per salvare una ragazza dalla corruzione. Sì, va bene, tu dici all'epoca mia, ma all'epoca vostra, caro Cicerone, voi altri magistrati, all'epoca della Roma dei Cesari, voi eravate riveriti, eravate rispettati, arrivavate al foro delle bighe, perché avevate le bighe. Sì, avevate le bighe, sì, c'avevate la biga. Tu poi, caro Marco Tullio, tu avevi anche la Villa Formia, stai zitto che ce l'avevi, non negare, mi sono informato, abbiamo indagato. Ma noi altri magistrati di oggi, e che abbiamo noi? Sì, oggi abbiamo la Vespa. Io poi non ho neanche una zanzara. Se non prendo il tram mi tocca andare a piedi. È facile dire condannare, condannare. A chi? Cicerone, a chi? A chi? Fammi il piacere, qui c'è gente, Cicerone. Tu non lo sai che per la fame si mangia i gatti. E io per applicare il codice onestamente, io ho dovuto condannare quello che si è mangiato il gatto. Ma dimmi un po', sinceramente, Cicerone, ti pare giusto questo? Ti pare giusto? Non credo, non credo. Perché vedi, condannare un criminale è facile, condannare il mostro di Londra, la saponificatrice. Ma io, Cicerone, io sono un piccolo pretore, sai. Io devo giudicare la piccola gente, gente costretta a vivere nel mondo di oggi. Ah, dimmi, perché tu, nel mondo di oggi, tu sapresti dire chi ha torto e chi ha ragione. Ma fammi il piacere, Cicerone, senti, vuoi che te la dica francamente? Io comincio a capire che mio figlio forse ha fatto bene a non studiare. Cicerone, tu lo sai che mio figlio tirando calci, Cicerone, quello guadagna pacchi da mille a centinaia, hai capito, Cicerone? Sì, non fammi parlare, lascia perdere, vai, Cicerone. Forza Lazio! Forza del Russo! Aitalo, scemo, averti a mano, scemo! Piano, Pandolfini! Piano, che vuoi c'è dentro a me! Te lo dico io che la fa! Piano, non deve essere brava, palla al piede, Pandolfini! Piano, stai in volo, scemo, averti a mano! Mi scemo da l'olio! Piano! E sto ritrovato, vostro no! Giù le mani! E le questo mani. È il segno del destino! E ora mi dai i panni! Che mi hanno fregato i panni! E va a denunciare il stagio! Se la meritava! Giù le mani, che chiamo mio figlio! Chi è? È russo, eccolo lì! Ah, è pure razziale, sei! Sì. Sì, la forza russa! No, Lazio! Sì, la forza romana! Viva la Lazio! Aio le mani ernate! Che mangio, sei niente! Sei bloccato! Sei una razziale! Sono tutti amici miei! Avanti! Tutti lo mettetela! Che c'è? Mettetela! Mi ha messo la mano ma c'è un testimone qui dentro! Un testimone, sei! Io potrei essere un testimone, ma un pretore me l'ha proibito! E te la pagherai! Allora, vabbè, avanti, venite con noi! Ciao, io sono un pretore! E' l'altro barotto! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Non mi spinga! La bella, in pretura! In pretura!